Oggi ci occupiamo degli agretti, verdura tipica di questa stagione che si produce dal mese di aprile fino a fine giugno. Cioè la natura ci offre questo tipo di verdura anche per dirci che dopo gli orsi invernali far mangiare questo tipo di questa erba praticamente serve per parecchi benefici per la nostra salute. In effetti questa è un'erba che è chiamata anche barba dei monaci e anche chiamata senape dei monaci. E il termine botanico più sicuro è Salsola soda. Significa, e poi vedremo perché quel soda è importante dopo il secondo termine. I fenici e gli egiziani usavano quest'erba soprattutto come medicamento, ma anche per insaporire. Mentre in Europa ebbe la sua importanza e la sua diffusione grazie ai monaci benedettini che coltivavano queste erbe nei loro orti conventuali. Una premessa: quando andate a comprare questa verdura, assicuratevi che sia molto verde, che se non ci siano, vedete come qui cominciano a ingiallire. Comprate quello che, quindi notate prima il colore, poi dopo notate le radici che devono essere un po' di colore viola, vedete, che poi sfumano verso il bianco, lo vedete? Quindi questo, diciamo, ci indica che questi agretti sono stati raccolti da poco. Quali sono le proprietà nutrizionali? E poi il calcio, hanno 331 mg di calcio per ogni 100 grammi di agretti, quindi poi è ricco di potassio e di fosforo, ma è ricco soprattutto di vitamina del gruppo B e vitamina C. Tutti questi componenti, diciamo, nutrizionali presenti negli agretti alla fine si traducono in un beneficio per la nostra salute. Premetto i benefici che noi parliamo, non parliamo mai di cure mediche, di fa bene, diciamo solo che mangiare gli agretti ci porta alcuni benefici e tra questi la ricerca scientifica ne indica perlomeno 7. Vediamo: il difese della vista perché contengono la luteina, contrastano l'invecchiamento precoce perché hanno gli antiossidanti, maggiore benessere per la pelle perché hanno vitamina A e hanno anche la melanina, non melatonina, mi raccomando, melanina, che provvede praticamente a dare alla pelle più lucentezza. Promuovono la salute delle ossa perché, come avete visto, sono ricche di calcio e fosforo, aumentano il senso di sazietà grazie alle fibre e regolano i processi intestinali. Sulle fibre, quindi faccio anche una piccola parentesi ma molto rapida, le fibre rappresentano uno degli elementi essenziali della nostra dieta quotidiana. Non lo ripeto, per far bene che l'intestino sia a posto, che il secondo cervello del nostro organismo, le fibre sono importanti perché le fibre nel nostro intestino si trasformano, liberano acidi grassi a catena corta, questi acidi grassi a catena corta eliminano alcune sostanze tossiche che sono presenti nell'intestino e soprattutto poi trasportano al cervello, quindi sostanze benefiche, quindi fanno tenere il cervello più fresco. Quali sono, diciamo, un altro aspetto, però ecco, vorrei aggiungere l'ultima ricerca scientifica, un lavoro pubblicato nel 2019, credo, ve l'ho portato per intero perché interessa a molte famiglie del nostro territorio. Vedete, agretti per la prevenzione della malattia Alzheimer. Le proprietà antiossidanti, anticolinesterarchiche degli alcaloidi presenti negli agretti sono oggetto di importanti ricerche scientifiche. Infatti stanno studiando come ricavare medicine naturali per il trattamento di questa patologia. Sembrerebbe che l'estratto dell'alcaloide di questa salsola influenza non solo l'enzima bersaglia dell'attuale terapia, ma anche bersaglia medica recentemente migliora questa anticolinesterasi. Cioè, in effetti, gli agretti è oggetto di studio soprattutto in un gruppo di ricerca importante dell'Università di Harvard per dimostrare che anche una dieta a base di agretti può migliorare, non cura, diciamo, premesse, lo dico sempre, lo ripeto, quindi può dare miglioramento in questa patologia che in effetti interessa molto delle nostre famiglie nostre. Come gli agretti in cucina, rapidamente, gli agretti in cucina si raccomanda di cucinarli a vapore per 10 minuti oppure se in acqua bollente solo 2-3 minuti per perdere tutti gli aspetti positivi e le vitamine. E poi dopo si può usare anche questi agretti, si può fare anche un fertilizzante fatto in casa, voi prendete 250 grammi di ortica, 300 grammi di agretti, metteteli in 3 litri di acqua, li tenete 4 giorni a 30 grammi, filtrate e poi diluendo con un accento, poi idrolate sulle piante, vedete, è un ottimo fertilizzante biologico per le piante.
Grazie.